Nuova ondata di maltempo nel pomeriggio anche a Padova e provincia, specie nei comuni dell'Alta e in quelli verso Veneziano, dove vento, piogge e grandine hanno creato danni, disagi e anche qualche blackout elettrico. Decine le chiamate dei vigili del fuoco che si sono sommate a quelle di ieri sera. A Vigonza numerosi gli alberi caduti lungo le strade, ma anche tetti danneggiati e tralicci piegati. A Limena gli alberi hanno ostruito le strade principali, creando disagi al traffico. A Campodarsego molti tetti danneggiati e intere zone del comune sono rimaste senza elettricità per una parte del pomeriggio. Danni evidenti anche sui Colli Euganei, a Torreglia, dove la scuola materna e il teatro La Perla, in pieno centro, sono stati devastati dal vento, che ha strappato anche la guaina dai tetti, volata a decine di metri di distanza. Alberi divelti anche a Montegrotto, in tutte le terme. Intanto ieri si erano registrate piogge fortissime, miste a grandine nel primo pomeriggio e poi in tarda serata, con un vento a raffiche che ha causato la caduta di centinaia di piante. In città la pioggia della sera aveva allagato molte strade, da via Facciolati al Portello, che vediamo in queste immagini, alla Guizza e via Bembo, dove erano caduti molti rami e anche qualche albero meno resistente. E poi i danni all'agricoltura e ai raccolti, soprattutto il mais, ma anche gli ortaggi, i vigneti e la soia. Si parla di 15 milioni di euro di danni alle coltivazioni in provincia di Padova.